La tematica della sostenibilità entra, diciamo, nel diritto antitrust e chiama in qualche modo, vista l'urgenza, no, dei cambiamenti climatici che è sotto gli occhi di tutti, e vista l'urgenza di ottemperare a quelli che sono anche gli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni, che è il programma Fit for 55, e cioè riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, che impone una rapidità e una velocità di riduzione delle emissioni più che doppia rispetto agli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni le emissioni sono ridotte circa del 30% in 30 anni, quindi 1% all'anno. In questi 10 anni che ci separavano dal 2020, ora ce ne separano 7, la velocità per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo vincolante, dovrebbe essere più che doppia. Quindi questo è un pochino il contesto: da un lato c'è un'emergenza climatica, dall'altro c'è questi vincoli. Il diritto alla concorrenza. Il diritto alla concorrenza evidentemente non ha come obiettivo primario quello di risolvere un problema climatico. In un bellissimo articolo di presidente Snoop, dell'autorità olandese, che sicuramente rappresenta la front line, no? Quelli più avanzati in questa elaborazione insieme all'autorità greca, ma direi con le linee guida della prima linea guida del 2020, poi la seconda versione draft notice del 2021. Anche lui dice sì, l'antitrust non è chiamato a risolvere il problema della crisi ambientale, della crisi climatica. Quello che può fare è non mettersi di traverso a iniziative delle imprese che genuinamente cerchino di portare delle soluzioni, perché del resto il contributo delle imprese alla soluzione dei problemi climatici, con il proprio efficientamento interno dei propri metodi produttivi e anche con il miglioramento delle, in termini di impatto delle attività economiche, è un contributo essenziale. C'è un bellissimo rapporto di Assonime di un paio di anni fa che lo chiarisce molto bene. Quindi l'antitrust, che ruolo ha l'antitrust? Appunto, no, la regolazione primariamente dovrebbe risolvere problemi stabilendo degli standard, per esempio, e lo vediamo in maniera abbastanza dirompente per quanto riguarda la produzione di autoveicoli, no? I vari standard sempre più stringenti di riduzione delle emissioni, ma anche nella produzione degli elettrodomestici. Quindi la regolazione è lo strumento principe per affrontare problemi di questo tipo. Nell'esperienza, dunque, questa è la consapevolezza e il punto di partenza, direi molto importante da tenere presente, perché in questo contesto l'autorità ha sempre dato molta importanza al tema della sostenibilità, certamente in maniera crescente, con la crescente sensibilità a questi temi. Faccio riferimento alle relazioni annuali, per esempio, dell'anno 2020, ma anche quella nel 2021, dove il Presidente, nel presentarla alle Camere il 18 luglio, nel suo discorso dedica un'intera sezione a questo tema, mettendo in luce che cosa? Che che la transizione ecologica rappresenta una enorme sfida per il mondo imprenditoriale, ma anche una straordinaria opportunità, perché l'innovazione per lo sviluppo, di pari passo con l'emergere e lo svilupparsi di una maggiore sensibilità dei consumatori verso prodotti green, evidentemente quindi diventa una leva competitiva, un parametro competitivo. L'OCSE lo ha detto in un paper, un round table del dicembre 2021, in maniera molto chiara. Quindi la sostenibilità, la sfida della sostenibilità è una straordinaria opportunità, e l'approccio quindi dell'autorità nei casi che ha avuto è stato quello di, l'esperienza dell'autorità per ora è un'esperienza di complementarietà, cioè gli interventi fatti sulla base delle norme antitrust, in alcuni casi, penso ai consorzi di riciclo, ci sono stati, caso Corepla,
che è stato sanzionato, penso anche all'abuso Google Analytics, anche se adesso pende un rinvio alla Corte di Giustizia, penso a varie decisioni, l'ultima delle quali è il caso Polieco, chiuse con impegni, dove sostanzialmente ci sono, diciamo, l'enforcement antitrust anche con gli impegni ha portato a dei benefici di tipo ambientale, perché l'aumento della concorrenza tra consorzi, la riduzione di o l'eliminazione di condotte escludenti per non far entrare nuovi consorzi, per esempio nel caso Polieco, Corepla, di concorrenti che avrebbero aumentato la capacità di riciclo delle bottiglie in PET, evidentemente aveva un chiaro effetto di spillover sulla tutela, una maggiore tutela ambientale. Se uno vuole andare a vedere, forse la motivazione più esplicita è nell'ultimo caso, che è del settembre 2022, il caso Polieco. Se andate a leggere il punto 95, viene proprio esplicitato come alcuni impegni assunti avessero proprio una funzione complementare rispetto all'enforcement antitrust a vantaggio della, diciamo, della sostenibilità ambientale. Quindi ora questo, evidentemente il fatto che l'esperienza sin qui acquisita sia un'esperienza di complementarità, quindi di non conflittualità, no? Perché il tema si pone quando c'è un conflitto, e cioè e arriviamo al tema delle intese, dove e infatti il problema è non soltanto nell'identificare intese che non rientrano al 101.1. Le linee guida della Commissione identificano alcuni, in sede OCSE diciamo, c'era stata una tassonomia più ampia di quelle escluse, ma comunque poi ma evidentemente il problema si pone quando, a fronte di una percepita restrizione, si va a valutare il tema delle esenzioni. Ora, devo dire che sotto questo punto di vista, la Commissione bisogna dargli atto di un grande sforzo. Allora, se uno fa le linee guida attuali, sostituiscono quelle precedenti che non avevano espressamente una sezione dedicata ai Sustainable Agreements, cosa che invece avevano le linee guida del 2001, che è stato in vigore fino al 2011, che invece avevano una sezione dei Sustainable Agreements. Quindi da questo punto di vista è apprezzabile, sappiamo che c'è stata un'ampia consultazione pubblica che ha portato a questo esito, sicuramente lo stimolo delle linee guida, dei draft guidelines olandesi hanno suscitato un dibattito, e anche la posizione greca dei sandbox hanno suscitato un dibattito importante. Quindi c'è sicuramente, tutti riconoscono uno sforzo importante. Quello che a mio giudizio, e parlo a titolo personale, anche se è una riflessione che il gruppo di lavoro che io presiedo all'interno dell'autorità che si occupa di concorrenza, sostenibilità e tutela dei consumatori ha evidenziato, e quindi c'è un dibattito interno all'autorità, è che a fronte di questo sforzo, la posizione della Commissione, per esempio, è molto più conservativa rispetto alle linee guida del 2001. Le linee guida del 2001 erano figlie dei casi SESED, delle tre decisioni argomentate di esenzione, Mario Monti era il commissario allora, e nella decisione SESED, benché lì ci fossero dei benefici individuali, ricordate, era un accordo di phase out cosiddetto, cioè per cui le imprese principali produttrici di frigoriferi, ma poi ce ne furono altre due decisioni, vado a chiudere, si accordavano per, a fronte di una, di una regolazione che prevedeva comunque certi limiti delle classi energetiche, le imprese si mettevano d'accordo per non importare, non produrre elettrodomestici delle classi energetiche inferiori. Ora, quindi lì c'era una regolazione, ma le imprese proponevano di andare oltre. Michele ci parlerà di quello che succede nel regolamento sugli accordi di agricoltura, anche lì questo è il criterio. Se si va oltre la regolazione, quindi questo certifica che un fallimento del mercato, un fallimento della regolazione è ben possibile se le imprese si propongono di andare oltre.
Quindi, diciamo, le linee guida attuali quindi fanno un passo e anche la stessa posizione sul fair share, sulla congrua parte del test del 101.3. Lì, insomma, la norma del trattato parla di fair share e qui si parla invece di compensazione totale, di neutralità. Quindi anche qui sarebbe discutibile la compatibilità di questo col principio del polluter pays. Vado a chiudere, due osservazioni telegrafiche. Quindi la posizione inglese mi sembra una posizione molto, molto interessante, è anche interessante la posizione olandese perché il giorno stesso in cui escono le linee guida della Commissione, il comunicato stampa degli olandesi dice: allora adesso modificheremo le nostre draft guidelines e le porteremo in linea con quelle della Commissione, per poi dire che subito dopo che comunque diciamo l'autorità olandese si riserverà una possibilità di priorità, quindi di fare o non fare casi. L'ultima suggestione che lancio è che quindi il tema è molto complesso. Noi abbiamo una norma costituzionale che è quella che prevede la modifica dell'articolo 9, legge costituzionale 1 del 2022, che prevede la tutela dell'ambiente anche nei confronti delle future generazioni. Questo c'è anche nel preambolo della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. E l'ultima cosa, e quindi questo ci interroga da un punto di vista anche etico sull'adeguatezza del test del willingness to pay, che è presente nella valutazione dei non use value, no? Cioè benefits, cioè dei benefici indiretti, cioè che sono quei benefici per cui i consumatori... Altruismo, cioè perché la willingness to pay è dei consumatori attuali e gli effetti, diciamo, delle scelte o delle non scelte di oggi ricadranno nelle future generazioni. Io mi fermo qua.